tante foreste, strappate alla terra e massacrate, distrutte, rotativizzate. Tante foreste sacrificate per la pasta da carta, ai miliardi di giornali che attirano annualmente l'attenzione dei lettori sui pericoli del disboscamento delle selve e delle foreste. Jacques Prévert. Uomo e natura, un rapporto forte, quanto fragile. Abbiamo tutto alla natura, ma non gli restituiamo niente. C'è qualcuno che non ha mai visto dei sacchi della spazzatura in mezzo alle strade? C'è qualcuno che non ha buttato un mozzicone a terra? E infine c'è qualcuno che si è sempre comportato bene nei confronti della natura? L'uomo è sempre stato in grado di creare e distruggere, ma ora è il momento di ricostruire, di restituire alla natura ciò che gli abbiamo tolto e concedergli uno spazio all'interno delle nostre vite, dargli la libertà di essere l'unica regina che regna su tutti gli esseri viventi in questo pianeta. È semplicemente arrivato il momento di rispettarci a vicenda. Viviamo in un mondo di incivili, di delinquenti, che non hanno il minimo rispetto per la natura, gli alberi, per le specie viventi. Tutti noi nel nostro piccolo ci scandalizziamo di quanto il nostro pianeta sia inquinato, ma non facciamo niente di sostanziale per evitare di distruggerlo. Prévert, nella sua poesia, dice che le notizie allarmanti sullo stato del pianeta sono stampate sulla carta, prodotta grazie al disboscamento. Questo perché l'uomo è capace di criticare e di creare scandalo, ma non di impegnarsi. Vi racconto una storia di un uomo, di noi. La storia di un uomo che osserva il paesaggio e gli appare come un tutt'uno, in qualche modo armonico, completo, chiedendosi poi se rimarrà sempre così, si discosta da quella visione utopica e affacciandosi guarda gli alberi come frantumati dalle sue stesse mani. Lui è al di fuori del mondo e riesce comunque ad ucciderlo e rovinarlo. Butta le cortecce degli alberi come i fogli di carta che utilizza nell'ufficio e quando scorge un filo di luce dalla finestra torna a pensare alle passeggiate nel bosco, incontaminato da rifiuti che coprono tutto il terreno. Comprende quindi di non riuscire ad accordarsi, a creare un'armonia con quel mondo ormai distrutto e anche con se stesso. Non riesce a comprendere come lui e tutti i suoi simili siano così potenti ed egoisti, anche con se stessi. Passeggiando per le strade, calpesto sigarette, magari ancora accese. Dal finestrino dell'auto vedo volare carte di caramelle e scontrini della spesa. Per la grande quantità di mascherine sui fondali, anche il mare usa sistemi di protezione contro il virus. Siamo volti all'autodistruzione. La temperatura e il livello del mare aumentano, mentre spariscono chilometri quadrati di ghiacci. Alcune specie di animali muoiono, altre sono costrette ad emigrare. È veramente questo ciò che vogliamo? Ma noi viviamo di egoismo, mentre dall'altra parte del mondo qualcuno cessa di esistere.